ma LDL ossidata, perché la proteina è quel colesterolo, è la lipoproteina a bassa densità, è colesterolo LDL, low density lipoprotein, quindi una lipoproteina a bassa densità, diciamo il famoso colesterolo cattivo, che è quello che conosciamo come colesterolo cattivo. La forma ossidata in linea generale, diciamo, parlando in maniera poi sempre di questo discorso di prevenzione, potrebbe essere un valore, un esame da fare più attendibile, poiché l'LDL ossidata predispone maggiormente al rischio cardiovascolare. Non tutti i laboratori fanno questi esami, non tutti i laboratori effettuano questi esami dell'LDL ossidato o delle apolipoproteine, però la cosa importante è Certo. affidarvi comunque ad un professionista, andare dal medico senza ombra di dubbio, andare dal nutrizionista.